Buonasera e benvenuti a questo nuovo format promosso dalla Lega di Serie B che vi terrà compagnia per tutto il campionato, compresi i playoff, play-out. Poi faremo anche degli speciali per quanto riguarda le squadre che saliranno dalla Serie C. Intanto diamo il benvenuto proprio alla Ternana che ha conquistato meritatamente con 4 giornate di anticipo la promozione in Serie B. Buonasera Italo Cucci, buonasera direttore. Buonasera a tutti voi. Vi do un avviso ai naviganti, visto che sono in mezzo al mare a Pantelleria. Qua ci sono furiose tempeste, almeno al momento. Se per caso mi vedete sparire, andate avanti pregando che io non sia inabissato qua nel canale di Sicilia. Ben trovato a te e a tutti i nostri amici che stanno aspettando. No, no, sicuramente non succederà niente, anche perché già viviamo una fase particolare, da più di un anno che stiamo lottando, tutto il mondo sta lottando con questa pandemia. Noi cerchiamo di regalare un sorriso, ecco, a tutte le persone che ci vedono nel mondo, è giusto regalare un po' di speranza e nello stesso tempo un sorriso con l'augurio che possa finire al più presto questo momento. Detto ciò, direttore, lei la Pasqua e la Pasquetta l'ha passata bene a Pantelleria, tutto sereno, tutto tranquillo, suppongo, no? Ma sai, qui potrebbe partire un insegnamento per chi ci governa e che riguarda anche il calcio, che in queste ore è preso da grossi problemi della pandemia proprio attraverso la sua squadra più importante che è la nazionale. E qui siamo zero. Da quando è cominciata questa tragedia, noi non abbiamo mai avuto niente. Però quelli che dipingono l'Italia a colori, essendo questa un'isola della Sicilia, siamo a volte in volta rossi o arancioni e non riusciamo minimamente a godere del privilegio che il sole, il cielo, il mare, il nostro Signore ci ha consentito. E io penso che valga di qui sapere, far sapere a chi ci comanda, a quelli che dipingono l'Italia ogni giorno di colori diversi, che ci vorrebbe un pochettino più di intelligenza, far capire, scusa se mi dilungo, ma siccome sono tutti arrabbiati con gli italiani che vanno in Grecia e in Spagna, devono sapere che non vanno ad Atene o a Madrid, vanno nelle isole di Spagna e di Grecia che sono state rese COVID-free proprio per questa occasione. Tutte le isole di Sicilia sono free, però anche in questo momento io sono arancione. Tiriamo avanti. Ma credo che andremo molto alle lunghe se non si capiranno le minime esigenze di un paese così combinato come è l'Italia. Vediamo, speriamo che insomma a breve invece non saremo più in nessuna zona, né rossa, né bianca, né grigia e né arancione. Parlava il direttore Cucci della Nazionale, allora quale nella prima puntata penso che era doveroso invitare proprio Paolo Nicolato, allenatore della Nazionale Under 21. Buonasera, mister. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a tutti. No, siamo contentissimi di averla qui proprio in questo esordio di B Magazine. Nello stesso tempo, lei insomma ci ha regalato queste 3 partite, 2 pareggi, una vittoria. Abbiamo visto come sempre un'ottima nazionale. Lei, qual è il suo bilancio di queste 3 gare? Un bilancio positivo, insomma, siamo partiti contro una squadra comunque complessa come la Repubblica Ceca, abbiamo fatto una buona ora di gioco, poi una mezz'oretta così così, insomma siamo riusciti comunque a fare un risultato che ci ha permesso di tenere aperto il girone e poi con la Spagna abbiamo fatto una prestazione naturalmente in considerazione anche del valore dell'avversario, una buona prestazione, poi abbiamo chiuso con la Slovenia, insomma considerando le difficoltà che abbiamo avuto in questo anno, devo dire che tutti noi siamo molto soddisfatti. Senta, Maurizio. mister, tutti si sono chiesti come mai tutte queste espulsioni, dovute a che cosa? Alla troppa voglia di conquistare un risultato positivo?
No, allora alcune espulsioni sono state meritate, un paio in particolare, insomma, sono state meritate perché sono state dovute a dei comportamenti che non fanno un po' parte di noi, insomma, ecco, può succedere con il nervosismo, può succedere con l'attesa di gare così importanti, può succedere a giovani e a meno giovani, anzi direi che a meno giovani tante volte succede anche di più se devo guardare il campionato italiano. Altre cose sono, secondo me, state un po' esagerate o con un metro di misura forse al quale, anzi, al quale sicuramente non eravamo abituati, un metro di misura molto stretto che se fosse applicato nei campionati italiani sinceramente sarebbe dura finire le partite, insomma, ecco, e molte ammonizioni facili, insomma, ecco, a mio avviso almeno troppo facili, ecco. Quindi sicuramente un po' di colpa nostra e anche forse qualche superficialità di troppo. Il direttore Cucci non lo vedo, No, però la sento, sentimi, però. Sì, volevo prego. dirti prima di inabissarmi nel canale di Sicilia, io No, voglio parlare un attimo con Nicolato. Tra l'altro, giustamente lo chiamate mister. Leggevo stamattina, Nicolato, visto che lei è veneto, e il Paron che quando gli ha detto mister, e lui ha risposto mime ciami Rocco, non mister, tanto per dire, però. Volevo dirle con molto compiaciuto di conoscerla perché sono felice che ha una carriera della quale mi rivedo ampiamente. Io ho cominciato uno spareggio della Serie D, poi sono passato alla C, alla B, alla A, alla Nazionale e ho fatto un cammino lungo come il suo. Lei è, mi permetta, in un momento in cui si promuovono allenatori di primissimo pelo, neanche, vedere la sua carriera mi fa capire quella che è la realtà del calcio, i passaggi, le storie, vivere tutta questa situazione. Ed è questa la prima domanda che le faccio. Non è stupito a volte di vedere come si può balzare su panchine prestigiose senza avere niente alle spalle? intanto la ringrazio, la stima è ricambiata pienamente, seppur non ci conosciamo e sono onorato, magari nella mia carriera fosse come la sua, nel mio campo. No, io non mi stupisco più di niente, sinceramente, non è, ormai sono 30 anni che faccio questa cosa, ho trovato da molto tempo il mio equilibrio, non mi faccio più tante domande su come, perché, cosa. Nel calcio è un ambiente particolare dove si può arrivare in maniere molto diverse tra di loro. La mia sicuramente è stata molto tortuosa, molto lunga, ma giustamente perché sono partito dall'ultima fila e spero che non finisca perché comunque è stato un percorso mosso esclusivamente dalla passione. Quindi io ho cominciato lavorando e allenando, poi sono riuscito a fare della mia passione il mestiere ed è una delle cose che considero più, come dire, la fortuna più grande che ho avuto, che è stata questa. E poi ho vissuto tutta la giornata, quindi so perfettamente che nel calcio si possono percorrere anche strade diverse, con uguale efficacia, con uguale competenza, quindi non mi stupisco di niente. Insomma, io spero di poter continuare a fare quello che sto facendo perché lo faccio con grande passione, mi impegno in quello che faccio e cerco di fare del mio meglio, ma non guardo gli altri. La seconda domanda è per la Serie B, se mi permetti Maurizio, che Tom. poi mi ritiro in buon ordine. Nella sua carriera lei è stato il vice di Corini, l'uomo che in questo momento sta rendendo molto interessante il gran finale della Serie B. Come commenta questo momento di Corini, che fra l'altro grande stima da tutti, però anche sfortunato. Esoneri repentini, eccetera. Ah no, io con Eugenio ho vissuto un anno così Bello. insieme particolare, sì, e abbiamo vissuto una salvezza importante in Serie A. Naturalmente io venivo da un percorso all'interno della società, lui era stato preso un po' da fuori, che aveva fatto esperienze diverse, è un allenatore capace, è una persona che ha grande passione per quello che fa, è una persona molto intelligente. Quindi sono molto contento che lui stia ottenendo questi risultati perché li merita. Anche lui ha fatto parecchia gavetta. Insomma, si è messo in discussione, studia calcio. Quindi mi fa piacere. Sono persone serie. Lui e tutto il suo staff sono persone molto serie. Quindi sono contento che abbia trovato una piazza così importante come Lecce, che è una piazza dove si può giocare al calcio bene, con entusiasmo, con
gli strumenti che servono per fare un ottimo lavoro. Giustamente si è già parlato di questo affascinante campionato di Serie B. Andiamo subito con questo servizio di Gianluca Prudenti a vedere cosa è successo nelle ultime 2 giornate di campionato. Si potrebbe tranquillamente definire la fuga di Pasqua. Nell'uovo, infatti, Empoli e Lecce potrebbero aver trovato il preziosissimo biglietto per la promozione diretta in Serie A. Squadre divise da un punto con un buon margine sulla terza, ma situazioni molto diverse. Sì, perché i toscani sono riusciti a mantenere primato e distacco sulle inseguitrici anche senza scendere in campo. I tanti positivi al Covid-19 nella squadra hanno convinto l'USL Toscana Centro a disporre la sospensione delle attività, costringendo i ragazzi di Alessio Dionisi a non giocare le due sfide a cavallo di Pasqua, a Cremona e in casa contro il Chievo. L'unica squadra che è riuscita ad approfittare della momentanea situazione è stata il Lecce, che prima ha battuto 2-0 la Salernitana nello scontro diretto e poi è andata a vincere anche a Pisa grazie a un calcio di rigore realizzato dal capocannoniere Coda, salito a 20 gol in campionato. Proprio i campani, terza forza del campionato, sono riusciti a riscattarsi nell'ultimo turno vincendo contro il Frosinone e allontanandolo forse definitivamente dalla zona playoff. Per il resto, vuoi per i primi caldi, vuoi per gli impegni ravvicinati, nessun'altra squadra è riuscita a ottenere bottino pieno. Possono comunque ritenersi molto soddisfatte Pescara, Regina e Brescia, che hanno guadagnato 4 punti. Gli abruzzesi, grazie alla vittoria contro il Pisa e al pareggio a sorpresa contro il Monza, hanno fatto un passo in avanti avvicinandosi alla zona play-out. Stesso discorso per la Regina, che prima ha suonato il Venezia a domicilio e poi ha strappato un pareggio a Cittadella raggiungendo la metà della classifica. Non molla il sogno playoff invece il Brescia, che ha rifilato un poker al Pordenone e poi è stata raggiunta in extremis dalla Reggiana al Mapei Stadium, uscendo con un punto e tanti rimpianti. In coda vittoria importante per la Cremonese, che ha battuto e ricacciato indietro il Cosenza, che nel turno precedente aveva sconfitto l'Ascoli, capace poi di riscattarsi battendo il Vicenza nel turno di Pasquetta. E anche per il Pordenone, vittorioso sulla Virtus Entella. Infine sbandono il Pisa, che dovrà ripartire dopo 2 sconfitte, e il Monza, che con 2 punti guadagnati nelle ultime 3 partite si allontana dal secondo posto. Allora, questo è il resoconto delle ultime 2 giornate di campionato. Ricordiamo che si è giocato venerdì santo e lunedì di Pasquetta, 2 giornate molto indicative. Commissario Nicolato, non mister. Che idea si è fatto di questo campionato? Ormai mancano 6 giornate alla fine del torneo. Come sempre ci sono tante sorprese. Vedi, esempio, nelle ultime 2 gare il Monza, che sicuramente in teoria doveva essere la protagonista assoluta di questo campionato, ha pareggiato con l'Entella e lunedì ha pareggiato con il Pescara in casa. Sì, beh, il campionato quest'anno è un campionato un po' particolare, soffre un po' di questa variabilità delle situazioni dovute al Covid, quindi sicuramente non è un campionato facile da decifrare. Mi pare che alla fine un po' rispecchi quelli che sono i valori della rosa a disposizione, perché in una fase come questa è molto importante, insomma, ha un peso importante la rosa, la qualità della rosa è completo, perché esserci tutti è molto difficile in ogni partita. Quindi, insomma, mi sembra che si stia andando verso una definizione della classifica che rispecchia i valori delle rose che sono a disposizione degli allenatori. Che contributo danno questi? Ci sono ben 11 ragazzi proprio nell'Under 21 che vengono dalla Serie B. Che contributo, ecco, si sente di dare? Questi ragazzi è una forza in più? Abbiamo dei giovani interessanti all'interno del gruppo e all'interno della Serie B, a suo avviso? Vabbè, il campionato di Serie B quest'anno è il campionato che in assoluto ha fatto giocare di più i giovani, insomma, almeno quelli in età di Under 21. Molti hanno convocato 60 giocatori in questi 2 anni e la grande maggioranza viene dal campionato di Serie B. Spesso sono giocatori che sono in Serie B giocatori di proprietà di squadre Serie A collocate in Serie B, ma il dato di fatto è che il minutaggio, che è la cosa che ci manca di più rispetto alle altre nazionali, cioè diciamo, i minuti in campo, i minuti sul terreno di gioco nelle partite, che sono quelli che servono poi veramente, che sono i più allenanti di tutti, ce li dà la Serie B. Questo è un dato di fatto, non è una constatazione, non è un'opinione, insomma. Quindi abbiamo attinto molto a quel campionato, seguiamo molto questo campionato perché è un campionato che
comunque ci interessa moltissimo, perché è uno di, in Serie A, giocatori diciamo in età di under 21 che giocano con continuità sono purtroppo veramente molto molto pochi, insomma, ecco, quei pochi che ci sono già aggregati a Nazionale A. Senta direttore, ci sono giovani di belle speranze in questa Serie B, sia sotto l'aspetto tecnico ma anche insomma sotto l'aspetto economico, no? Perché poi alla fin fine, cioè, individuare un giovane di qualità può essere anche la fortuna di un club, no? La B per la nazionale di B, perché ho vissuto, non so se l'amico se lo ricorda, ho vissuto una stagione in cui il presidente della SPAL, Paolo Mazza, che è stato anche commissario tecnico della nazionale ai mondiali in Brasile, è stanco di vedere che i suoi giovani non, o glieli portavano via coi soldi ma non avevano grandi opportunità, inventò la nazionale di Serie B. E tanto per far vedere, ma la cosa importante che ci è stata detta adesso è che per trovare dei giovani con dei minutaggi bisogna andare in Serie B. Tu sai, Maurizio, che quel lettore che mi ha scritto di una domenica in cui erano scesi in campo 93 stranieri e 83 italiani. Migliori erano i tempi in cui il mio amico Azeglio Vicini aveva fatto dell'Under 21 una squadra meravigliosa. Perché c'era la possibilità di far giocare i giovani, di trovare i giovani nel massimo campionato. E per fortuna abbiamo comunque una riserva nel campionato cadetto che ci permette di sperare ancora di avere poi dall'Under 21 di avere poi il passaggio sicuramente gradito a Mancini, perché Mancini non va a cercare le certezze assolute, va a cercare anche qualcosa da inventare. È vero, è vero. Poi Mancini glielo chiederemo nelle prossime settimane, sarà nostra premura invitare anche Roberto Mancini e chiederemo anche a lui cosa ne pensa, premessa che lui viene, no? Lui ha disputato anche l'Under 21, faceva parte di quel gruppo insieme a Gianluca Vialli, insieme a tanti altri giovani giocatori che poi nel corso degli anni sono diventati anche campioni. Allora diamo il benvenuto a Don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera. Buonasera Don Luigi. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. No, siamo contentissimi di averla qui con noi, insieme a me c'è Italo Cucci, c'è il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato. Senta Don Luigi, è stato rinnovato l'accordo con il CONI per l'etica e la legalità e nello stesso tempo sia il presidente Gravina che il presidente Balata puntano molto al sociale. Quali sono gli obiettivi di questa bella collaborazione? Beh, soprattutto per non dimenticarci che lo sport non è un fine, non è nemmeno un semplice mezzo, ma come voi mi insegnate è un valore dell'uomo e della cultura, un luogo di umanità e di civiltà, se vogliamo investire in un certo modo. Non è un mondo a parte, ma una realtà che ha anche una funzione educativa, che ha un'enorme ricaduta sociale, tutto il mondo dello sport. E lo sport deve contribuire con la scuola, con la famiglia, con le associazioni, a costruire certamente le basi etiche e culturali della società, contribuire a formare anche le persone. E tutto lo sport può e deve essere formatore, cioè contribuire allo sviluppo integrale della persona umana. Allora, in questo senso lo sport è anche una palestra di relazioni, lo sport di squadra insegnano a collaborare con i compagni e quindi diventa un noi. Lo sport, soprattutto per i giovani, il calcio, anche la musica, sono un potente mezzo di identificazione sociale e quindi è importante curare bene tutto questo. Io, quando ho cominciato 20 anni sulla strada, prima di essere sacerdote, con i ragazzi che erano ai margini della società, nei quartieri più poveri, delle grandi città, nelle periferie, e poi nel carcere minorile, il calcio è stato per me uno dei grandi strumenti
di socializzazione, di educazione, di aggregazione di tanti ragazzi che vivevano dei contesti estremamente difficili. Ricordo le tante squadre di calcio che avevo realizzato con i ragazzi proprio che arrivavano da contesti difficilissimi e che hanno trovato nel calcio, nello sport, una delle maggiori possibilità per trovare una loro dimensione di formazione, dei punti di riferimento importanti e fondamentali. E quindi oggi Libera, che è un coordinamento di 1600 associazioni in Italia, che è presente in tutta Europa, in America Latina, nel contrasto alla corruzione, all'illegalità, alle mafie, ma soprattutto che vuole operare per costruire dei percorsi che danno strumenti di cultura, di socialità, di educazione per le persone, col CONI e quindi col mondo del calcio, dello sport e delle altre discipline, è stato importante ed è importante costruire dei percorsi di collaborazione. Condivido in pieno, infatti bisogna sempre unirsi, cercare anche lì di fare squadra, alla fin fine si vince tutti insieme, anche con questi fenomeni negativi che purtroppo noi viviamo da tanti anni e siamo un po' stanchi tutti, per questo l'augurio e la speranza che possa finire al più presto soprattutto questi fenomeni che fanno male a tutti, fanno male soprattutto ai giovani che hanno bisogno dei punti di riferimento veri, e voi sicuramente siete un grande punto di riferimento. Allora, parlavamo prima con Don Luigi Ciotti proprio del partenariato tra la Lega di Serie B, andiamo a vedere proprio questo servizio curato sempre da Gianluca Prudenti. Un occhio al campo, un occhio al sociale. Nasce con questo spirito il progetto Bisolidale, che raggruppa tutte le iniziative benefiche e sociali a cui la Lega B decide di aderire per aiutare chi è in difficoltà. Tante iniziative organizzate e sposate in questi anni, dalla raccolta benefica Il Grande Cuore della Serie B per aiutare la ricerca sul coronavirus, a B come Bambini, che attraverso un'asta benefica ha permesso di finanziare i progetti che le fondazioni dei tre più grandi ospedali pediatrici d'Italia, Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Meyer di Firenze, hanno realizzato per l'accoglienza dei familiari dei pazienti ricoverati. In occasione della 26esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, lo scorso 21 marzo la Lega B è scesa in campo a fianco dell'associazione Libera di Don Luigi Ciotti, aderendo all'iniziativa denominata Lo Sport Non Vi Dimentica. In occasione della 30esima giornata di campionato, i capitani delle squadre della serie BKT sono scesi in campo con una speciale maglietta con la scritta Lo Sport Non Vi Dimentica, che richiama lo slogan dell'iniziativa. Questo messaggio è stato veicolato anche attraverso i canali social della Lega, dei club cadetti e su quelli dei licenziatari televisivi, che hanno dato quindi risalto alla campagna. Dal 96, il 21 marzo è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sono trascorsi 26 anni dalla prima giornata dedicata alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la propria vita. Un lungo tempo che ha visto associazioni, scuole, realtà sociali tra le più diverse impegnate non solo a ricordare, ma a ricostruire storie, volti e nomi, per non dimenticare e per cercare che certe situazioni non si ripetano mai più. Dice benissimo Gianluca Prudenti. Don Luigi, allora, il calcio e lo sport in genere, cosa si può fare di più sia per i minori a rischio che per le altre fasce deboli? Bisogna che lo sport, la pratica sportiva, sia più accessibile a tutti. Noi siamo agli ultimi posti in Europa per la dimensione della povertà educativa, quindi abbiamo territori vasti in cui sarebbe veramente importante una presenza che offra spazi, opportunità, maggiori riferimenti attraverso la pratica sportiva a tanti tanti ragazzi. E allora bisogna che anche la politica faccia di più la propria parte per investire in questa direzione, ma io credo che quello che sta facendo la Serie B, qui abbiamo visto degli esempi di attenzione alle persone più deboli, più fragili, di poter offrire anche loro dei supporti e in questo caso anche offrire opportunità, spazi nello sport, in questo caso nel calcio, in contesti, in realtà. Sostenere piccole realtà, ecco, in Libra ci sono le grandi associazioni sportive come la WISP, questa grande rete, il CSI,
c'è le ACLI Sport, ci sono diversi movimenti. Per noi è stato molto importante però questa collaborazione anche per dare dei segnali, ancora una volta, che è noi che vince, che unendo le nostre forze si può diventare veramente una forza maggiore, etica, educativa, culturale, sociale, ma soprattutto coinvolgere tanta gente. E allora grazie di quello che state facendo, di quello che si può contare veramente a fare. Perché solo unendo poetica ed etica e lo sport riprende ad essere una grande avventura umana capace di mostrarci veramente senza trucchi e senza effetti speciali la meraviglia di chi insegna, di chi insegue, diciamo, meglio i propri sogni senza dimenticarsi anche dei propri limiti. Lo sport ha una valenza educativa, etica, sociale, culturale immensa. No, no, noi ringraziamo lei e ringraziamo l'Associazione Libera. Nello stesso tempo, come lei ben sa, sia il Presidente Gravina che il Presidente Balata sono molto sensibili a queste tematiche. Per questo saranno sempre vicino a lei, vicino all'Associazione, ma vicino proprio ai giovani, alle scuole, al mondo del sociale, perché il valore del calcio va oltre l'aspetto tecnico. E Don Ciotti, abbiamo la fortuna di avere collegato anche il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato. Gli vuole dire qualcosa prima di salutarla? Guarda, mi ha Ci fatto sono piacere anch'io. sentire che Paolo è un veneto. Di dove sei, Paolo? Sono della provincia di Vicenza, Lonigo. Ah, io sono di Pieve di Cadore, provincia di Belluno. E quindi mi fa piacere, molto molto piacere. Spero di poterti incontrare, di incontrare i tuoi stupendi ragazzi. E Molto se volentieri. la tua nazionale una volta vuole venire a allenarsi su un campo sportivo, quelli confiscati ai grandi boss della mafia. Anni fa avevo fatto la proposta alla nazionale di calcio di Serie A e devo dire che sono venuti in Calabria, in un campo sportivo dove l'ndrangheta per 9 anni non ha permesso a nessun ragazzo di poterlo usare. L'avevano poi distrutto. E un giorno ho provocato la federazione dicendo: ma perché non portate la nazionale ad allenarsi in un campetto dove la mafia non ha permesso a nessun ragazzo per 9 anni di metterci piede? Hanno accettato, sono venuti, si sono allenati lì, una marea di gente ha partecipato e poi lì è nata oggi una scuola di calcio che dà opportunità a 250 ragazzi. È stato il più grande schiaffo alla mafia di quel territorio. Per dire che a volte certe scelte hanno un grande valore, che possono portare un contributo non solo sociale, ma anche di dignità e di speranza per le persone. Paolo, ti faccio grandi auguri per la tua squadra, per quello che fai Grazie. e per l'umiltà. E poi di Italo, per tutti noi, è stato sempre un Ecco. punto di riferimento, un grande punto di riferimento, perché la sua profondità, la sua capacità di sintesi ci ha fatto innamorare di segmenti dello sport e mi sembra importante e fondamentale. Maurizio? Maurizio? Sì. Posso dire una cosa a Don Certo, Ciotti? quello che vuole. Ma una sorpresina pasquale, perché per dire da quanto tempo lo conosco, anche se non ci siamo incontrati, io avevo un ragazzo al Guerin Sportivo nel 75-76 che un giorno passando un pezzo mi dice: direttore, qui abbiamo messo il tale drogato, possiamo usare un altro termine? Perché mi sembra così pesante, esagerato. Dico, che cosa vogliamo dire? No, ci sono, dice, per esempio, tossicodipendente è già qualcosa. Dico, ma com'è questa fantasia? Dice, sa, ho cominciato a frequentare Don Ciotti e era Darwin Pastorin, ragazzo giovanissimo a Torino, torinese, che poi è diventato direttore di Tutto Sport, direttore televisivo, direttore di tante cose, che introdusse al Guerin Sportivo anche una moderazione del linguaggio un po' selvaggio che veniva poi dai campi di gioco. Ecco, questo è il ricordo che consegno
a Don Ciotti, di un ragazzo in gamba che ha fatto una bellissima carriera, ma che è sempre stato anche un forte di sentimenti moderati e civilissimi. Grazie, grazie, Italo, grazie. Grazie. Devo dire, Don Luigi Ciotti, che Italo Cucci è il punto di riferimento per tutti noi, perché insomma ha sempre dimostrato non solo immensa professionalità, ma anche grande signorilità, che non è cosa di poco conto. Grazie, Don Luigi Ciotti, per essere stato qui con noi. Noi siamo a sua disposizione. Grazie, grazie a tutti. Auguri, a presto allora. Grazie. Un caro saluto a Don Luigi Ciotti, che da sempre, insomma, dà una mano a soprattutto alle persone, diciamo, bisognose, un po' alle fasce deboli. Allora, direttore, che andiamo a parlare un po' di questo campionato di Serie B. Ormai mancano 6 giornate alla fine del torneo. Quale squadra, a suo avviso, è stata una sorpresa in positivo e in negativo? Ma sai, in positivo, anche se adesso è una cosa che dura da tempo, però la cavalcata del Lecce, bellissima, è stata un effetto particolare perché, voglio dire, le cose mi sembrano già a buon punto e ha tagliato fuori importanti aspiranti alla promozione. Devo dire che con una continuità e con una qualità di gioco molto interessante. Dall'altra parte c'è, prima di passare alla delusione, c'è questa storia dell'Empoli che verrà ricordato quando si ricorderà questo campionato, sarà opportuno andare a leggere che cosa succedeva in Italia in quel momento, perché una squadra accumulasse recuperi, situazioni drammatiche, eccetera, che le impedivano di giocare e di essere tuttavia sempre prima in classifica anche senza giocare. L'Empoli è una grande scuola per il calcio italiano. La delusione, anche se cosa vuoi, non è recentissima, la delusione particolare è quella del Pescara. Dal Pescara mi aspettavo di più, dal Pescara che ha fatto nascere l'altra sera un gol, te l'ho raccontato, un gol bellissimo, firmato da Immobile, suggerito da Verratti, da Insigne. Ecco che viene fuori il Pescara di Zeman, vengono fuori stagioni meravigliose. Ecco, il Pescara che peraltro io vedo ancora in grado di conquistarsi la salvezza. Non voglio portare danno a nessun altro, ma a domanda rispondo: la delusione è il Pescara, perché il Pescara, secondo me, ha delle qualità che potevano permettergli di stare già un po' più avanti. È vero, dice bene, già lo scorso anno ha sofferto fino alla fine, poi è riuscito a vincere lo spareggio contro il Perugia in quella finale play-out. Quest'anno ha avuto insomma tante vicissitudini, esoneri, insomma come ogni anno poi sono stati tanti gli esoneri. Parlava prima direttore dei gol, allora andiamo a vedere proprio i 3 gol più belli dell'ultima giornata.
Allora, questi sono stati i tre gol scelti. Commissario Nicolato, quali sono, anzi, qual è il gol più bello a suo avviso? Ma sono tutti e tre bei gol, grandi gol. Se devo sceglierne uno per difficoltà, mi è piaciuto molto quello di Francesco Della Spalla, insomma, per rapidità di esecuzione, ci ha messo pochissimo tra controllo e tiro in porta, ecco, però sono tre grandi gol, sono bellissimi gol. Per il direttore? Beh, Nicolato mi ha sollevato lo spirito perché temevo di ragionare da tifoso. In fin dei conti, quando vedo la maglia della Spal, rivedo un bel pezzo della mia vita. Per cui Di Francesco ha veramente fatto un gol molto bello, costruito bene. E adesso, anche con l'autorizzazione del nostro, non lo chiamiamo commissario, io lo chiamo signor Nicolato, mi trovo confortato dal suo punto di vista. Allora, dopo i tre gol, e poi è stato scelto da voi, insomma, quello di De Francesco, vediamo la top 11 di questa settimana e vediamo che cosa ne pensa sia il signor Nicolato e il direttore Italo Cucci. Lei Stasera che ti dice perseguito. di questa top 11, che impressione le dà questa squadra? È una squadra interessante o no? Parla con me, scusi, non ho capito se la domanda è rivolta a me. Sì, parlo proprio con lei, Ah, mister. scusi, mi Che sono distratto. Ah, pensa di no, questa? è una formazione interessante, ci sono molti giovani, tra l'altro alcuni vedo nazionali, quindi sono contento, insomma, Carnesecchi, Bellanova, Frattesi, ci sono altri due giovani interessanti che stiamo seguendo come Gaetano e Ciaciù. Insomma, è bello vedere una formazione di top 11 dove si mettono in evidenza tutti questi ragazzi. D'altra parte, oltre alle qualità, ci vogliono le opportunità, io dico sempre, se si danno delle opportunità dei giovani è molto facile anche che ci troviamo qualche sorpresa, che ci troviamo qualche giocatore che pensavamo magari di non avere, che ci troviamo qualche buon giocatore in più che ne abbiamo bisogno. Direttore, stavo pensando alla Serie A, in che senso? In basso alla classifica ci sono squadre come il Cagliari, il Torino, che di giovani diciamo che ne hanno pochi, no? E invece qui in Serie B noi abbiamo preparato questa top 11 dove giustamente Nicolato ha individuato, sono tutti giocatori realmente di qualità, giocatori interessanti, ma una top 11 del genere in Serie A quanto renderebbe a suo avviso? Secondo me c'è ancora la speranza di vedere delle cose molto belle da una squadra di Serie A formata di giocatori italiani giovani. D'altra parte, vedi, hai accennato al Torino. Io sto seguendo, visto che è siculo sogno, sto seguendo il Palermo e nel Palermo ci sono due ragazzi straordinari che appartenevano e ancora forse appartengono al Torino, che sono Rauti e Lucca. Luca è un bomber bellissimo, veramente interessante. Ecco, io spero tanto che ci sia la voglia di ridurre il contingente degli stranieri. Boniperti mi insegnava a dire provenienti da federazioni straniere, perché non si sentiva di passare per un mercante, però è l'ora in cui dobbiamo riconoscere spazio ai nostri giovani. La B fa un ottimo lavoro, lo sta facendo la C. Speriamo che la A raccolga i frutti di questa grande attività dei nostri tecnici. Allora, con il supporto della regia, se ci mette in sovraimpressione proprio la classifica di Serie B, dicevo in precedenza che mancano ormai 6 giornate alla fine, per questo siamo nella fase, diciamo, più affascinante, più importante. Direttore, lei che idea si è fatto? Quanto può essere attendibile soprattutto questa classifica? Ma sai, attendibile in assoluto, perché è vero che ci sono tante cose a questo campionato irregolare, ma è come, sai, quando fanno qualche telecronaca, la nostra squadra è andata a giocare, che so, a Manchester, terreno pesante, anche per gli altri. Tutto quello che sta succedendo succede per tutti, i problemi ci sono per tutti. Ragion per cui io credo che valga la pena considerare un campionato un po' in emergenza. Io ho vissuto quelli del dopoguerra, ti garantisco che erano più in emergenza di questi. Per cui non lamentiamoci troppo, prendiamo su
Soprattutto una cosa tieni presente, siccome è una battaglia che ho fatto un anno fa, durissima. Stiamo, come hai detto tu all'inizio, stiamo dando comunque anche un modesto sorriso alla gente che ne ha bisogno. Il nostro campionato non pretende di avere gli stadi pieni e anche se accumula delle critiche, i nostri campionati si giocano davanti a nessuno, ma per il piacere di una serata televisiva, di un pomeriggio televisivo, di vedere all'opera qualcosa che ci piace tantissimo. E di qui io mi faccio portatore di un appello modesto, ma sincero, come sempre. E apriamo almeno a 1.000 spettatori alla volta, che messi in uno stadio non è che fanno assembramento, trovo più assembramento negli aeroporti, ti dico la verità, e nei pullman che ci portano dall'aeroporto all'aereo. Ecco, proviamoci, perché è anche quello un modo di incoraggiare tutti quanti. Stavo pensando proprio mentre parlava Italo Cucci, pensavo agli stadi vuoti, no? Allora mi veniva in mente queste gare di qualificazione della nazionale Under 21, sono state tre gare significative, importanti. Volevo chiedere a Nicolato, ma l'emozione è identica quando parte l'inno nazionale, però ci sono gli spalti vuoti o c'è un filo di tristezza? Ma no, l'emozione sull'inno è identica, è una grande emozione perché comunque l'inno, chi ha provato lo sa, in quel momento, in quella posizione, indossare la maglia, virtualmente la maglia azzurra è una grande emozione che proprio nel momento dell'inno viene fuori tutta, insomma. È chiaro che poi nella partita, nel contesto dell'evento in sé, l'apporto del pubblico manca tantissimo, insomma, manca a noi, manca ai giocatori, manca, seppure devo dire che questi ragazzi si sono mai anche adattati a questo perché hanno una capacità di adattamento molto superiore alla nostra, ma il piacere di, lo sport è condivisione, il piacere di condividere delle emozioni con le persone che ti stanno intorno, con la possibilità di potersi abbracciare, con la possibilità di poter far gioire le persone sul posto, insomma, questa è una cosa che, almeno per quanto mi riguarda, ma penso che sia un po' per tutti quelli che fanno sport, manca tantissimo, insomma, ecco, una cosa che non è sostituibile. Resto comunque del parere, come diceva il direttore, resto del parere che è importante che il calcio vada avanti, perché comunque anche se a distanza il calcio offre comunque delle gioie, offre un'opportunità anche di svago, anche le persone che in questo momento magari hanno problemi gravi, come ci sta succedendo da noi e in tutto il mondo. È vero, è vero. Allora parlavamo. Prego, direttore, voleva intervenire? No, no, sono felice all'ascolto. Parlavamo sempre di Serie B e andiamo a vedere subito questo servizio che insomma è l'anteprima del prossimo turno di campionato. 6 giornate al termine del campionato e 18 punti ancora in palio. Dopo la buffata di Pasqua si torna a giocare questo weekend con tante sfide interessanti e tutti i verdetti ancora da scrivere. Si comincia venerdì con il ritorno in campo della capolista Empoli che, sperando di essersi messa il Covid definitivamente alle spalle, viaggerà al Mapei Stadium per affrontare la Reggiana in piena lotta per non retrocedere. Sabato il grosso della 33esima giornata con il Lecce a caccia della 7ª vittoria consecutiva contro la SPAL, decisa a difendere i playoff, e il Monza in cerca di riscatto ad Ascoli con i bianconeri al momento quartultimi. Il Brescia, dopo le vittorie con il Pordenone e il pareggio con la Reggiana, cercherà il terzo risultato utile consecutivo per tornare tra le prime 8 e giocarsi il post-season in casa contro un'altra squadra in lotta per non retrocedere, il Pescara. Sfida testa-coda tra la Salernitana, terza, e la Virtus Entella, ultima, ma decisa a giocarsi le sue carte fino alla fine. Scontri interessantissimi anche quelli tra Cremonese e Pordenone e Frosinone e Cittadella. I grigiorossi vogliono blindare la salvezza contro i ramarri, affamati di punti per non complicarsi la stagione, mentre i ragazzi di Venturato devono tornare a vincere dopo un mese esatto dall'ultima volta. Domenica sfida tra Vicenza e Reggina, chi vince è quasi salvo, e tra Venezia e Cosenza, altro scontro testa a coda delicatissimo. La giornata si chiude lunedì sera con Chievo-Pisa. I toscani proveranno a mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive, ma dopo tre pareggi di fila i Mussi vogliono tornare a volare verso i playoff.
Allora, come sempre, sarà un turno imprevedibile, tanti scontri diretti, tante partite molto molto interessanti. A suo avviso, direttore, qual è la partita più interessante di questa giornata? Ma sai, io ti dico la verità, non saprei scegliere per quella che è la qualità delle squadre che si incontrano. Però c'è una cosa che mi è rimasta un attimo così, è vedere che cosa potrà fare il Monza ad Ascoli. Perché è inutile, non nascondiamoci che il ritorno di Berlusconi in campo, questa volta per giocare a pallone, è una cosa così che va seguita con un certo interesse. Potrebbe dare il via ad altri interventi di altri imprenditori importanti a portare non acqua ma denaro a un campionato che ne ha bisogno. Ecco, diciamo che Ascoli Monza, è la partita per me che seguirò con maggiore attenzione sabato prossimo. E invece al commissario, al signor Nicolato, chiedo, no, volevo chiedere soprattutto se è una cosa normale questa che a pagare sono sempre gli allenatori, sono stati, anche in questa stagione sono stati tanti gli esoneri. L'ultimo esempio è quella del Pordenone, è stato esonerato Tesser, rientra tutto nella normalità? Ma il signor Nicolato dice che la normalità in questo momento non è una grossa scommessa, nel senso non è così usuale, insomma, diciamo che rientra nella nostra logica, nella logica del calcio italiano soprattutto, non solo, ma soprattutto nel calcio italiano, che sicuramente diventa molto più facile, come hanno detto in molti, insomma, cambiare la figura dell'allenatore, che forse sta anche prendendo, come dire, una forma che non è più centrale rispetto a quella che è l'organigramma di una società, il pensiero di una società, purtroppo. Se la figura dell'attore, mi sembra di poter dire che si sta un po' svilendo, insomma, no? E forse anche la congiuntura economica, il problema che non abbiamo un calcio che sta benissimo, ecco, non, però ho l'impressione che questi allenatori, cioè fare l'allenatore in Italia sia veramente sempre più difficile, sempre più legato esclusivamente ai risultati di breve termine, non c'è possibilità, non c'è tempo, non c'è possibilità di programmare un qualsiasi un buon lavoro. È un buon lavoro, prevede sempre un po' di tempo, insomma, ecco, non esiste un buon lavoro in breve termine, ecco. I risultati a breve termine non sono indicativi, secondo il mio punto di vista. Però c'è fretta, noi abbiamo, diciamo che il popolo italiano della pazienza non ha mai fatto troppo uso. Siamo fatti così, abbiamo voglia di ottenere tutto subito, pensiamo che chiunque ci possa risolvere perché fa due risultati di fila, e chiunque magari che non li fa sia un allenatore magari di basso profilo. In realtà è che ci vuole tempo per fare le cose fatte bene, e bisognerebbe imparare a credere un po' e a rafforzare un po' di più, secondo me, la figura dell'allenatore nell'ambito di quello che è la gestione di una società. Direttore, chiedo anche a lei l'ultima domanda proprio sulla base della risposta di Nicolato, cioè ormai è vero, ormai hanno tutti fretta, la programmazione serve a poco, la cosa più importante ormai è vincere. Anche in questa stagione tanti esoneri, è la scelta più facile, è difficile programmare, è cambiato il calcio, sono cambiati i presidenti. No, guarda, Nicolato parla saggiamente come allenatore federale e credo che non abbia quei supporti bancari che hanno invece i suoi colleghi, che è vero, e sono spesso e volentieri esonerati, ma che hanno imparato a fare i famosi contratti biennali. Un anno mi paghi neanche tutto l'anno perché vado via prima, però mi paghi per intero quello successivo. Cioè, hanno creato al tempo stesso, uno, un vantaggio economico se rimangono a piedi, due, una scusa per i presidenti, anche i più carini, i più buoni, i quali dicono: vabbè, tanto non lo metto in mezzo a una strada, e addirittura, visto che lo pago, può darsi che al momento giusto lo richiamo. Se tornassimo tutti a ragionare un pochettino più sportivamente, non faccio il demagogo, dico, credo, una cosa abbastanza semplice: sparate di meno, lavorate di più, credo che sarebbero
più tranquilli anche gli allenatori in via di esonero permanente. Allora, con questa ultima battuta del direttore Italo Cucci ci lasciamo. Ringraziamo enormemente il direttore Italo Cucci. Con lei, direttore, ci vediamo giovedì prossimo. Mi raccomando, tecnologia avanti. Tecnologia avanti come sempre. Un ringraziamento di cuore a Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21. È stato gentilissimo da parte nostra, un in bocca al lupo e un abbraccio affettuosissimo. Grazie, è stato un piacere. Crepi il lupo, grazie mille. Grazie al nostro commissario dell'Under 21, grazie a tutti voi, grazie alla regia che ci ha supportato, Lorenza Medeo e Eleonora Caracciolo. Appuntamento per la seconda puntata di B Magazine a giovedì prossimo. Buonasera.